Deve essere un carbonaro, San Marchese. Guardi che acqua che ha fatto. Sì, sì. Rigiratelo, tiratelo su. Dai, forza. Piano, mi si sveglia. Sì, e quando si sveglia questo? C'ha la sbornia. Più pulite di così, le unghie non vengono. No, vanno bene, non è che le mie sono granché, ne vedi? Piuttosto il naso. Non vedi com'è rosso? Sbiancalo. Un po' di profumo. Namo, mettetelo sotto. Ecco, tiè. Tutto profumato. Ma quanto è bello. So io. Quello che mi dispiace è che domani mattina non ci sto io quando si sveglia. E quando lo vedrà mia madre. Auricio, mi racconti tutto domani mattina, eh? Sì. Mi raccomando, non mi rovina sto capolavoro, eh? Per carità, signor Marchese, non si preoccupi. Vada tranquillo, che me lo giostro come se fosse lei. Con delicatezza, comunque, se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Andiamolo in piazza. Ti saluto, Marchese. Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh! Ma che è qui? Ando sto, oh! Signor Marchese, nel suo palazzo! Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il Carbonaro. Ma che te? Ma signor Marchese, ci vuole fare uno dei suoi soliti scherzi. Li pensa la notte. Li pensa la notte? Ma che è successo stanotte? Lo scherzo ma avete fatto voi. Fatemi scendere. Mando cazzo sto. Chi è? Che sei un pupazzo? E quello chi è? Che so io? Signor Marchese. Sono tutto profumato. Oh mamma mia bella, ma che è successo? Quando sono finito? Ma com'è che sto qui? Io non ci sto più con la testa, ma che sto sognando? Signor Marchese, lo scherzo è bello quando dura poco, lo dice sempre pure lei. Chi sei tu? Come chi so? Sono Ricciotto e questi sono Augusto, Ferdinando e Mariuccia, a suo servizio da tanti anni. Ma quale servizio? Chi mi ha visto mai? Chi ve conosce? I mortacci vostri? Ma che volete da me? Don Sabino! Ecco. Don Sabino, glielo dica lei chi è. Chi è chi? Ma lui, il signor Marchese. Il signor Marchese? Buongiorno, signor Marchese. Ma che sei in prete? Con i mortacci? Fossi morta, oh! Ma signor Marchese! Ah, ma basta con sto Marchese! Ma me l'avete rotto i coglioni! Ma bene a tutti, almeno! Don Sabino, vado a chiamare il signor Terenzio e voi datemi la mano! Tenetegli le braccia! Ma che volete fare? Scusate, che volete? Le gambe! Che succede? Non ho visto mai! Ma che li fate? Gli ha dato due volte al cervello! Se pensa di essere carbonaro! Sarà una burla! E se non si calma, bisogna chiamare quelli da Lungara! No, aspetta, che Lungara? Sì, quelli con la camicia di forza! No, che camicia di forza? Ma che cazzo sta a dire? Io mica sono matto! Io stavo a strillare perché volevo sapere quello che mi è successo! Non sono matto! Senti, pupazzo, ma che è un matto se calma così tutto un botto? Non saprei. Non saprei, dice. Io posso essere un po' ubriaco, eccellenza. Mi chiami eccellenza, eh? Ma sono tuo zio, Terenzio. Chi sei, zio? Ma chi t'ha visto? Abbiamo mai sentito strillare. Non sapevo. Chi è, oh? Corra a prendere l'acqua benedetta. Molta. Buona questa, oh. Buongiorno, Onofrio. Mosso Onofrio. Che succede? Che succede? Io non lo so che è successo. Che sei pure tu una parente mia. Ma che dici? E che so, se lo sapessi. Qui tutti mi chiamano Marchese. E il monsignore dice che è mio zio. Tu devi essere pure buona. Cerca di aiutarmi. Senso buono, dicevo. Io non lo so. Non ci sto più con la testa. Io l'ultima cosa che mi ricordo è che sono uscita all'osteria per pisciare. Mi sono appoggiata una colonna. E poi, oh. Mi sono svegliato nel terzo palazzo. Ma io che c'è sta a fare? Mica lo so. Ma chi mi ci ha portato? Se posso sapere. Tu non sei pazzo. Sei posseduto. Ma davvero? Sono posseduto? Certo. È entrata nel corpo l'anima senza pace di un carbonaro morto. Eccola. Oh, ma basta con sto morto. Io mi gratto i coglioni, sa. È anche un'anima piuttosto volgare. Chi? Ma chi è quello? E chi vuole che sia? È lei, signor Marchese.
So io. Ammazzeme. Ai oddio! Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata cortina. Sì. Esser corpo le anime carbonari. Esci! Vieni fuori! Vieni fuori, anima persa! Poderetro! Lascia in pace mio nipote, anima dannata! Santo siamo più forti! Contro la croce della beata cortina non ci fai fare niente! Poderetro! Anima carbonari! Lascia il corpo del marchese! E via! Busso via! Carbonaro, i mortacci tua! Devono lascia il corpo del marchese, brutto carbonaro! Lascia star, marchese! No! Te ne sei andato, carbonaro! Sei tornato in purgatorio! Onofrio! Eh? Come stai? Come ne senti? Come mi sento? Sei tornato, marchese! Beh! Sono ritornato, marchese! Oh, Aldeo! Grazie, beata cortina! Sì, ma io voglio andare a casa mia! Voglio andare da mia moglie, da mia figlia! Fatela uscire, quando sei? Ma scusi tanto, ma marchese non può uscire così, in camicia e a piedi. Non può uscire così al marchese. Eh no, gli vada fatta cara la carrozza. Che cavalli vuole? Che cavalli? Dammelo uno bianco e uno nero. Come il vino. Pronti! Col cavallo. Andò vai, Cicciù. Aspetta. In carrozza.